Torniamo a Samarino e parliamo della legge sull'editoria. Tra gli aspetti più qualificanti, dice il segretario Lonfernini, l'aver dato all'autorità per l'informazione degli strumenti per svolgere il suo lavoro. Ma sentiamolo. Abbiamo oggi l'intera autorità di nuovo ricomposta dal suo presidente agli altri componenti, da domani mattina, anzi da oggi, può riattivarsi il suo funzionamento e questo per me credo che sia una cosa molto importante. I nuovi passi saranno da domani, da dopodomani, siamo già all'opera per svolgere il lavoro sulla nuova legge per l'informazione che sarà molto più ampia, molto più completa, molto più integrata rispetto ai tempi che viviamo e rispetto ai tempi che dovremo vivere. In attesa di arrivare quanto prima la nuova normativa che integri a pieni i principi fondamentali della tutela della libertà di espressione e di critica, il Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione ringrazia proprio il Segretario di Stato Lonferrini e i capigruppo di tutte le forze politiche per l'attenzione ricevuta sulle, sulle proprie proposte. Valutato positivamente il dibattito consigliare sulla legge e qualche rammarico preciso al direttivo è è per aver ascoltato alcuni passati, interventi non no, sempre malattia, informati e tratti irrigardosi ehm. verso la categoria. La consulta poi si congratula infine con Sonia Tura, nominata presidente dell'autorità garante per l'informazione, e assicura massima collaborazione nel pieno rispetto dei diversi ruoli. L'idea di affidare ad una giornalista di comprovata esperienza la guida e il rilancio di un organismo centrale per la tutela di cittadini e operatori dell'informazione, aggiunge il direttivo, è senza dubbio un, un decisivo passo avanti e costituisce per la consulta un aiuto nel difficile cammino di riconoscimento presso gli organismi internazionali e verso gli standard europei. Separati.